ha un'attività un po' particolare che per Firenze si svolgeva in realtà anche molti, molti anni fa, all'epoca di Cosimo il Vecchio. La chiamavano anche Accademia Neoplatonica, però noi non abbiamo assolutamente questa pretesa. È un'Accademia Medicea che vuole ripercorrere dei temi che erano molto cari anche a Cosimo il Vecchio, soprattutto dopo la scoperta del famoso codice Corpus Ermetico, di Ermete Trismegisto, sì, che fu fatto tradurre da lui a Massimo Ficino e lo entusiasmò. Al punto in cui che vedremo descritto da Costanza Riva, e comunque io quasi potrei dire che dopo questa promozione, forse, magari mi sbaglio, ma il Rinascimento ebbe inizio. Qualcuno ipotizza altre date, ma forse noi pensiamo che questa sia abbastanza corretta. Poi vediamo perché Costanza Riva ce lo spiegherà. Quindi, che cos'è l'Accademia della Nazione Medicea per la protezione della scienza e lettere? È derivata dalla nostra Associazione Internazionale Medicea per la protezione della scienza e lettere. Però, con particolare riguardo, si vuole proteggere il cosiddetto patrimonio culturale immateriale, quello formato, si pensa sempre dagli artigiani, che Firenze è famosa certamente per gli artigiani, però, al tempo, il patrimonio culturale immateriale che ha fondato in gran parte il patrimonio nostro, quello materiale, erano anche i mecenati, banchieri, gli industriali dell'epoca, gli imprenditori dell'epoca, no? Che non ci sono più qui a Firenze, se non in parte, diciamo, limitata a quello che noi conosciamo, che è la Camera del Commercio di Chiara, però il famoso banchiere fiorentino, tutti questi imprenditori che hanno dato vita a questa meraviglia del patrimonio culturale e materiale, forse dico giusto che non ci sono più, forse mi sbaglio, non lo so, qualcuno forse lo è, comunque sono sicuramente da rinfoltire, da rinvigorire, cercare di ricreare, no? Noi abbiamo un patrimonio culturale e materiale intatto in qualche modo, grazie all'Edrice Palatina che ha consentito che fosse tutto qui a Firenze ancora, no? Vogliamo ricreare il patrimonio immateriale, vogliamo ricreare i mecenati e avere quanti più artisti possibile che lavorino con loro. E quindi proviamo a mettere insieme un'accademia attraverso dialogo ermetico, dialogo filosofico, dialogo teosofico, il dialogo del buon governo, il dialogo culturale. Proviamo, vediamo di creare questa comunione spirituale creativa che nel tempo passato ha dato vita a dei bellissimi esempi di arte e di cultura. Vediamo cosa succede oggi. Ma dove sono i banchieri fiorentini di oggi? Dove sono i possibili mecenati? La domanda è abbastanza semplice. In teoria basta guardare l'elenco di Forbes. Il mondo è pieno di milionari, da milioni di dollari in su. E quindi cerchiamo di coinvolgere anche loro, non dico soltanto quelli che hanno la classifica più alta della lista Forbes, ma cerchiamo di coinvolgere tutti coloro che hanno una passione per questo e le giuste disponibilità finanziarie. Comunque, almeno una passione e le sufficienti disponibilità finanziarie. Proviamo a fare sentire a casa qui a Firenze attraverso questi esperimenti culturali. Proviamo a ridargli l'emozione che provavano in quel tempo. Vediamo se Costanza Riva, Giuseppe Valmore e tutti gli altri che hanno deciso di aiutarci ci riusciranno. Vediamo. Quindi le finalità appunto sono una comunione spirituale e creativa fra uomini e donne di cultura, artisti e mecenati, per quello che si è detto, no? I corsi accademici 2015, per quanto riguarda le arti, abbiamo pensato con il maestro Michele Coppola alla mitologia dell'arte classica contemporanea. Io qui mi limiterò, diciamo, a leggere soltanto i titoli, perché poi la spiegazione dettagliata la daremo successivamente, se non si dilunga troppo, no? Il ritratto, la figura della Corte dei Medici nell'arte contemporanea, cioè si vuole intanto descrivere la produzione del passato e poi provare a lanciare questa sfida con gli artisti contemporanei affinché ci riprovino con questo stile, con lo stile che loro riterranno più caro, con lo stile che il mecenate gli dirà a ritrattare
le persone, così, la figura. La natura morta, il paesaggio della Corte dei Medici e nell'arte contemporanea. Perché la Corte dei Medici? Perché sono tutti esempi che abbiamo qui a disposizione ed è più facile da illustrare, anche da portare in visita magari, quindi chiaramente il campo è molto più ampio, però proviamo con questa Corte dei Medici, che è più facile da mostrare. Quindi c'è sempre questo passaggio fra l'antico e l'oggi. L'arte sacra, sempre la Corte dei Medici, e la scuola contemporanea, questo lo stiamo preparando, ci vuole un maestro che ci segua poi anche nel contemporaneo, mentre mette le coppole già, per quanto riguarda la mitologia, è pronto. Il disegno e le tecniche di visualizzazione, un corso della professoressa Silvia Fani, che ha già disegnato, lo sta tenendo altrove, e quindi vogliamo proporre anche questo. La pittura iconografica con Costanza Riva e Serena Balbi, sono già corsi in essere. L'artigianato artistico di stile fiorentino nei tempi antichi ed oggi. Vogliamo raccontare l'artigianato di ieri, proviamo a vedere cosa succede oggi, sempre nell'ottica che poi l'oggi sia aiutato dai mecenati che verranno, che vogliamo far capire. Tecniche e principi di restauro conservativo con il professor Carlo Bigliotti, che è stato disponibile, sono ancora in corso da realizzare al meglio, comunque lui è stato docente anche presso l'ufficio del Pietre 2, qualche storia di restauro e anche tecniche e principi. La musica archeosofica, professor Pietro Berti Lorenzi, questa è una materia che io conosco poco, però mi dicono che sia molto valida, Giuseppe dice, molto valida. Per quanto riguarda le scienze, la storia della vita mediterranea, che ha una sua ragione di essere raccontata in virtù, anche in virtù dei problemi legati all'ambiente, vedremo bene come. Il regime alimentare archeosofico e antiche ricette tramandate nelle case private di Toscana. Questo corso si rifà a un testo esistente, si chiama Gli antichi sapori. Io proverò a spiegare una parte sulla dieta mediterranea perché mi è sembrata particolarmente interessante. Il professor Marvoli parlerà del regime alimentare archeosofico, che sono cose tutte da scoprire, specializzate. E le antiche ricette tramandate nelle case private in Toscana ce le racconta invece Costanza Riva, che si è data la cura di raccoglierle. L'antico ricettario fiorentino è un testo molto particolare, molto interessante. Vogliamo raccontarlo e forse anche confrontarlo con il barrio medicinale di Tommaso Pallavidessi, che invece è un compendio attuale. Forse è più facile raccontare l'antico ricettario fiorentino, che è un valore soprattutto anche storico, che non è il barrio medicinale di Tommaso Pallavidessi, che invece è molto più attualizzato, molto più efficace forse, che ci racconterà sempre il nostro Giuseppe Valmori. Le tecniche di ginnastica respiratoria, sempre la Silvia Fani, sempre corso proposto dall'Accademia Archeosofica. Ecco le lettere, il pensiero ermetico del corpo ermetico di Amedeo Trismegisto. Questa sera vorrei un piccolo esempio di alcune frasi. È un testo estremamente importante, che invita molto a ragionare, che lascia davvero la mente aperta, con quel tipo di apertura che forse è l'invito giusto che noi vogliamo avere per ispirare i nostri mecenati, i nostri artisti. Il pensiero archeosofico di Tommaso Pallavidessi e di Alessandro Benassai è un corso triennale, perché è talmente ampio questo pensiero archeosofico, è composto da quanti libri? 52 libri di testo, quindi lo si può raccontare almeno una volta alla settimana per 3 anni e forse però è finito. Sì. Ah, questo è un tema che mi è molto caro, però l'alchimia, la magia e l'astrologia della Fiorenza dei Medici, giardini e dimore simboliche. È basato sul testo dell'architetto Paolo Maresca e raccontato anche da Costanza Riva. Una scoperta, perché attraverso queste notizie noi abbiamo la possibilità di capire che cosa abbia ispirato realmente in molti casi l'architettura dei giardini, anche di certi monumenti qui a Firenze. Sono delle notizie che fanno parte di una tradizione ormai dimenticata, che grazie a Costanza Riva e grazie
appunto a parola maresca, sono state, io credo, riscoperte oggi dopo tanti anni, può darsi che qualcun altro fosse anche a voi, anche a voi, comunque io le ho riscoperte grazie a loro, forse molti altri anche loro non le conoscono. E poi abbiamo l'amico Mauro Marani con la sua libreria Salvemini, che si è dato disponibile ad ospitare tutti coloro che frequentano i nostri corsi alle sue riunioni pressoché quotidiane presso la libreria Salvemini, dove lui presenta costantemente autori contemporanei, fiorentini, toscani, e si creano dei dialoghi molto molto interessanti, quindi è veramente attualizzato il discorso sulle lettere contemporanee alla Salvemini. Anzi, in ogni caso mi invito ad andare, sono corsi che lui tiene, corsi, insomma delle conferenze che lui tiene tutti i giorni o quasi, gratuitamente, noi vogliamo inserirle ospitando presso di lui i nostri amici, frequentatori. Ecco, qui siamo sul buon governo, si intende il buon governo delle cose e il buon governo delle persone, ma in tema in senso metafisico, cioè non è che vogliamo parlare di politica amministrativa, siamo politici, apartitici, però in realtà la metafisica del buon governo vuole ispirare i principi del buon governo, vuole dire quali dovrebbero essere, quali forse non sono, però quali potrebbero essere. Si tratta di rivedere il pensiero dei classici, le loro utopie e le loro pratiche. Machiavelli, può essere la Città del Sole, può essere Plutarco, i classici. Vediamo i classici cosa dicevano, per divertirci, se vogliamo, con il paragone verso l'oggi e forse essere ispirati anche da questo. Ecco, invece questi sono corsi molto più attualizzati, che ho preparato io stesso l'economia del turismo sostenibile insieme al professor Paul Blanchard, e lo facciamo insieme alla National Geographic americana. Questi sono corsi che derivano dal nostro impegno sul St. Florence per presentare all'UNESCO un piano di risanamento contro il degrado di Firenze con l'aiuto della National Geographic. Sono corsi tecnici che danno anche dei crediti ai ragazzi delle scuole, delle università, e quindi hanno una valenza un po' specifica questi, ma sono comunque inseriti negli altri che avete visto fino ad oggi. Anche il Sustainable Tourism Summer Courses e Workshop è rivolto agli stranieri sempre con gli stessi principi. I testi comunque li vediamo un po' nel pratico. Il diritto pubblico dell'economia è una materia attualissima che si insegna anche nell'università. Marco Mariano, il nostro associato, l'ha proposto perché siamo nel buon governo delle cose, dell'economia, quindi sono cose estremamente utili anche per gli studenti che vogliono formarsi, così come un corso specifico sui fondi dei finanziamenti europei che è già in atto presso l'Università di Firenze. Lo stesso docente che si trova presso l'Università di Firenze potrebbe essere disponibile da noi, il nostro avvocato Mariani ci ha detto che potrebbe essere possibile. Invece Massimo Bucci ci parlerà della metafisica dell'economia, che vorrei poi lasciare a lui quando sarà il caso, al momento di descriverla. Sì. Questa era soltanto una piccola anticipazione, non voleva essere stasera una presentazione ufficiale di questo, ma è il motivo dell'attualità di Ermeto Trismegisto, perché è lui forse il personaggio centrale che ha ispirato a noi la creazione di questa Accademia Medicea, ed è al suo pensiero teosofico, che noi cerchiamo, cioè quale noi cerchiamo aiuto per le nostre attività, i nostri futuri pensieri. Grazie, adesso passo la parola a Costanza Riva. Se qualcuno ce la fa passare prima di cominciare, anche dietro ci sono due posti. Due posti sono posti. Due posti, venga. Poi ancora. Grazie.
Allora, buonasera a tutti, io ringrazio il principe Ottaviano de' Medici di Toscana che ho avuto la fortuna di conoscere qualche anno fa, poi ci eravamo persi, poi lui mi ha ricontattato e è nato questo connubio, questa amicizia e insieme al dottor Valboni abbiamo fondato l'Accademia. Bene, ora entriamo proprio nel soggetto, nell'anima di quello che noi quello di cui parleremo all'interno della nostra accademia, perché si parla di dottrina ermetica e la dottrina ermetica si rifà a un grande personaggio che si chiama, guarda caso, Ermete Trismegisto, ma nasce come un personaggio che non ha genealogia. Nasce all'improvviso, non ci sono genitori, non si sa da dove venga, ma viene in un momento antichissimo, perché si pensa che sia esistito al tempo di Mosè, e gli egiziani lo chiamano Dio Tot. Infatti qui vedete, vi ho messo un'immagine di come veniva raffigurato in Egitto, come l'uccello Ibis, con un sole rosso sulla testa. E questo Athanasius Kircher, che è un monaco gesuita del 1600, così lo definisce. Gli arabi lo chiamano Idris, i fenici Tauto, gli egizi Tot e i greci Ermete e Trismegisto. Ognuno di questi popoli si voleva avvalere della paternità di questo personaggio, ma lui veramente non ha paternità. Arriva, lascia degli scritti, si dice addirittura che fossero 36.000. Oggi ne abbiamo solo 17, ma noi siamo ben felici di averli in Firenze, perché guarda caso la sapienza di allora, poi vedremo in che periodo, ma è arrivata nella casa Medicea ed è rimasta tutt'oggi qui. Quindi lui parlava di verità dottrinali adottando un linguaggio segreto, perché Ermete Trismegisto aveva capito che è vero che la sapienza è per tutti, ma per tutti coloro che aprono il proprio cuore a riceverla, quindi è per tutti sì, ma bisogna avere una particolare predisposizione. Vediamo allora di nuovo cosa dicono di lui. Clemente Alessandrino, uno dei grandi padri della Chiesa, parla di lui come un quasi inviato da Dio. Grande iniziato, re filosofo e profeta, scesi in Egitto per iniziare alle arti, alle scienze, alla filosofia, coloro che si facevano ricettivi al suo linguaggio. Vedete, di nuovo ritorna questo farsi ricettivi a un linguaggio ermetico viene velato da dei simboli che potrebbero essere anche delle novelle quasi paradossali, novelle anche mitologiche, perché dietro il mito si nasconde molto di dottrina ermetica, e oppure anche di simboli, per esempio questa stella a 8 punte con tutte queste rifrangenze poi di punte ci dà proprio l'idea di un qualcosa di particolare. Infatti lui si chiama, i greci lo chiamano Ermete Trismegisto, il 3 volte grande maestro in medicina, in alchimia, in astrologia, astronomia, nella sapienza divina. E il primo scritto che lui ci lascia non è sul foglio, ma è su una lastra di smeraldo. Questa è la tavola di smeraldo, la famosa, insomma, è rinomata la tavola smeraldina, che parla, ecco, del principio della corrispondenza. Questa è la prima frase che troviamo scritta su questa lastra di smeraldo, che fu ritrovata in Egitto tra il IV e il III secolo a.C. Pensate, è incisa con punta di diamante. Vedremo che poi i medici avranno molto a cuore questa punta di diamante e la useranno come loro simbolo per degli emblemi. L'emblema di Lorenzo il Magnifico sarà 3 anelli con la punta di diamante incrociati fra loro,
E lo stesso anche Piero de' Medici, il padre, adotterà l'anello con la punta di diamante. Simbologie sia dello smeraldo che del diamante ce ne sono tantissime, però non è, insomma, se no diventa troppo lunga la cosa. Invece vi voglio leggere quello che già avrete letto voi, cosa dice proprio nelle prime righe di questo scritto. Esso è vero, è certo, è reale. Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è su è come ciò che è giù, per compiere la meraviglia della cosa unica. Cosa vuol dire questo discorso? Questo discorso poi si riassume in un assioma, come in alto e così in basso, per fare delle meraviglie la cosa unica. Quindi vuol dire che il cielo si riflette sulla terra, la natura diventa lo specchio del cielo, la natura diventa lo specchio di Dio, e l'uomo che è qui in questo mondo può attingere, guardando, osservando la natura intorno a lui, tutte le meraviglie alle quali può veramente ritornare. È dal terreno più buio, più arido e più oscuro che si può fare il percorso di risalita verso la luce. Dottrina ermetica ed alchimia. Spesso mi sono sentita chiedere: ma cos'è questa alchimia? È la sperimentazione della dottrina ermetica. L'alchimista è colui che si serve delle conoscenze della natura per giungere a Dio. E gli alchimisti, è vero, sono sempre raffigurati in quelle fucine buie che sono lì ai fornelli, ma quella trasmutazione dell'oro, del piombo in oro, era qualcosa che loro volevano trasmutare dentro di loro. Non era solo un fatto materiale. Chi veramente era il vero alchimista era quello che voleva farlo dentro di lui. E guardate, in antichità questa parola quale derivazione ha? Pensate, alchimia. In Egitto alchemi si chiamava, da chemi, la terra nera d'Egitto, e ritorna questo discorso della terra nera dalla quale poi si può arrivare al verde, al nuovo germoglio che nasce. Perché nera d'Egitto? Perché durante le piene del Nilo, quando le acque si ritiravano, rimaneva un limo scuro su quel terreno arido e incoltivabile, e per quel momento, da quel momento in poi, per gli egiziani nasceva la vita, rigogliosità della vegetazione, da quel nero sortivano le pianticelle verdi. Quindi guardate un po' quanto questa parola ha a che vedere con una rigenerazione. Chimeia in Grecia voleva dire fondere, si parla della fusione dei metalli. In Cina chimia, succo per fare l'oro. Di nuovo, e la parola più simile che poi alla quale il termine alchimia attingerà sarà dal mondo arabo, da chemeia, e poi verrà fuori alchimia, che vuol dire trasmutazione dei metalli. Ma cosa sono questi metalli? I metalli sono i nostri vizi, le nostre qualità poco edificanti che dobbiamo trasmutare, portarle da vizio a virtù. E loro avevano capito che attraverso dei procedimenti particolari si riuscivano a fare queste trasmutazioni. E qui ecco un personaggio, il principe Ottaviano de' Medici ce l'ha appena accennato, e questo è veramente Cosimo de' Medici, detto il vecchio, per distinguerlo da Cosimo I de' Medici. È stato veramente un personaggio eccezionale nella storia di Firenze. 1434 si instaurano i Medici in Firenze, e grazie a lui la città prende tutta un'altra vita. Grande banchiere, grande mecenate, grande personaggio di cultura, ma un uomo molto, piaceva stare molto in disparte, lavorare quasi nell'ombra, ma con un patrimonio dietro che destinava alla città di Firenze, e questo non è poco. Guardate cosa dice Francesco Guicciardini nelle sue Storie fiorentine. Prima parla di lui come un uomo prudentissimo, molto, di molta cultura, e poi dice: e per lo stato grande che fu circa 30 anni a capo della città, per la prudenza, per la ricchezza e per la magnificenza,
ebbe tanta reputazione che forse dalla declinazione di Roma insieme ai tempi sua nessun cittadino privato n'aveva avuta mai tanta. Questo ci dice la grandezza di quest'uomo che per decreto della signoria al momento della morte fu dichiarato pater patrie e la sua tomba è proprio nella navata centrale messa sotto l'altare maggiore in un punto di grande prestigio. Sì. C'è una, tra l'altro è in tre colori, guarda caso, in bianco, verde, un verde quasi nero, bianco e rosso, ritornano i colori alchemici. La grandezza di Cosimo il Vecchio è legata a un evento che lui stesso crea. Nel 1439, questo è Palazzo Medici Riccardi, lui indice in questo palazzo il Concilio di Firenze. Non so chi di voi ne ha sentito parlare, ma è un evento straordinario, non solo per Firenze, ma per tutto il cristianesimo, perché lui riesce a portare qui a Firenze tutte le culture religiose. Il mondo arabo, il mondo bizantino, il mondo cristiano si trovano riuniti in un unico ideale, un unico cammino che va verso Dio. Il Dio è unico e tutti quanti possono insieme collaborare per questa grande finalità. Questo Concilio di Firenze porta un'innovazione anche all'interno della famiglia Medici, perché dal momento in cui si entra in contatto con questa cultura araba e con la cultura bizantina, nasce in Cosimo il Vecchio il desiderio di andare a ricercare tutti i testi ermetici più importanti. Da quel momento Cosimo il Vecchio invia i suoi personaggi di corte più qualificati, di solito sono dei monaci che fanno questo lavoro, pensate un po', e li manda a ricercare i codici ermetici. Nel 1444 fonda la prima biblioteca in San Marco, quindi la prima, la più antica biblioteca di Firenze è quella di San Marco, e lì c'erano già dei codici astrologici ermetici di una grandissima importanza. Ma l'evento più straordinario e importante è quello al quale lui si prepara inviando nel 1459 un monaco alla sua corte, un monaco letterato, un certo Leonardo da Pistoia, il quale proprio nella zona intorno a Costantinopoli trova il Corpus Hermeticum, un grandissimo ritrovamento perché porterà subito, Cosimo il Vecchio capirà l'importanza di un documento simile e sarà proprio lui stesso a dire a Marsilio Ficino di interrompere le sue traduzioni su Platone e di tradurlo in lingua latina e volgare. E da questo momento, questo è il testo, rimarrà nelle, diciamo, tra i tesori più preziosi della famiglia Medici. Quindi i Medici diventano detentori della vera sapienza. Questo Corpus Hermeticum, che raccoglie solo 17 trattati, ma fondamentali, perché in questi trattati c'è il percorso che deve fare l'uomo, che devono fare l'uomo e la donna per risalire a Dio. L'uomo è caduto, e difatti si parla in questo trattato della caduta adamica, e però c'è l'essere superiore, questo demiurgo della creazione, che parla all'anima e gli dice così: custodisci nel tuo intelletto tutto quanto vuoi apprendere e io te le insegnerò. Vedete che ritorna sempre quel discorso che è per tutti, ma per chi si fa ricettivi a questo messaggio? Questo è proprio nelle prime pagine del Corpus Hermetico. E qui vi faccio vedere la biblioteca laurenziana, troppo lontana. La biblioteca laurenziana, che è proprio il nostro fiore all'occhiello, il Corpus Hermeticum, chi vuole andare e consultarlo può chiederlo perché è ancora lì. Proprio in seguito all'arrivo di tanta sapienza,
viene fondata in quegli anni, un po' prima, un po' dopo, l'anno preciso non l'ho ancora trovato proprio scritto, c'è chi mi dice 1459, 1460, il Corpus Helvetico arriva nel 1460. 1459 sembra che venga fondata l'Accademia Neoplatonica, che ha molto a che vedere con l'ermetismo. Pensate, in questa accademia, questa è la villa di Careggi, dove venivano, si ritrovavano per tutti questi studi, si parla di astrologia, astronomia, tutte le scienze e tutte le discipline, vi facevano parte artisti, giureconsulti, letterati, poeti, tutto il meglio della cultura di quell'epoca era dentro l'Accademia Medicea. Pensate, addirittura il nipote di Carlo d'Angiò, e poi uno va a vedere chi era questo grandissimo personaggio francese, viene inviato nell'Accademia Neoplatonica per studiare l'ermetismo, pensate un po'. E qui vi ho messo una scritta, che questa scritta è impressa sul frontone di una piccola stanza che confina quasi col cielo, perché è nella parte più alta della villa. Ac itur ad astra, per di qua è l'andata verso il cielo. Quindi vedete che l'Accademia aveva veramente le capacità di portare l'individuo a una conoscenza superiore. Beh, non si può parlare dell'Accademia Neoplatonica senza parlare del Ficino, Marsilio Ficino. Guardate, e lui già prima che arrivi il Corpus Hermeticum, lui già scriveva queste cose. Liberiamoci in fretta, spiriti celesti desiderosi della patria celeste, dai lacci delle cose terrene, per volare con ali platoniche e con la guida di Dio alla sede celeste. Quindi un messaggio molto importante che già nel De Immortalitate Animorum di Marsilio, che Marsilio Ficino scrisse prima del 1460, lui già si vede con i suoi studi era molto inserito in questo discorso di risalire questa china, liberarsi da questi lacci delle cose terrene. Del Ficino si parla anche della magia naturale di Marsilio Ficino, non so se l'avete mai sentito parlare, ma lui scriveva, e soprattutto delle lettere che lui scriveva a Lorenzo il Magnifico, mettono proprio in luce tutte queste relazioni. La magia naturale non è la magia negromantica, come molto spesso ci vogliono dire tanti testi, ma è una magia e il sapiente uso e dominio delle forze che sono nell'universo. E pensate, il termine magheia e maghira, che sia in greco e in caldaico, vogliono dire scienza e arte dei re magi. I re magi erano coloro che portavano la sapienza, e noi avremo poi, vedremo quanto per la famiglia Medici sono state importanti, questa figura dei magi è stata importante. Quindi qui vediamo un albero, vediamo dei frutti, un uomo, una donna, già in questa immagine c'è un'infinità di simboli ermetici, tutti da leggere e tutti da scoprire. E poi si parla anche dell'astrologia di Marsilio Ficino. Sentite che cosa Marsilio Ficino parlava dell'astrologia, anche quella, non certo l'astrologia che ora si spandiera sui giornali, che è proprio di bassissimo livello. L'astrologia non è altro che la traduzione in un linguaggio celeste della realtà, una proiezione figurata ed ingrandita dei moti della psiche, dell'agitarsi degli affetti. Leggere gli astri significa leggere in noi, leggere nel nostro spirito significa leggere nell'universo, e l'universo non è che un grande vivente. E qui vi ho messo questa miniatura che è sempre del 1400, del XV secolo. Guardate, c'è una donna, ci sono tutte le costellazioni intorno e ogni costellazione ha riferimento a un organo del corpo fisico di questa donna o di quell'uomo. Quindi già allora si capiva che c'era una corrispondenza tra il cielo e il corpo umano,
tra il cielo e le piante, tra il cielo e i minerali. Tutta la vita, tutto è vita, tutto vibra, tutto è in movimento nell'universo. Basta ritrovare tutte queste corrispondenze. Un altro personaggio grandissimo fu Pico della Mirandola, che faceva parte dell'Accademia Neoplatonica. Lui ha un erudito di un'incredibile grandezza. Pico della Mirandola ha un'intuizione straordinaria. Intanto entra in contatto con quegli ebrei che devono fuggire dalla Spagna e che vengono sia a Firenze che a Venezia. E da quel momento in lui nasce un grande desiderio di fondare la Kabbalah cristiana. Ma perché la Kabbalah cristiana? La Kabbalah è il linguaggio sacro con il quale Dio ha parlato all'umanità. E lui dice, ma se Mosè, è stato Mosè a scrivere le sacre scritture, ma perché noi dobbiamo adottare la traduzione in italiano? Lui l'ha scritto in ebraico. Allora, andando, essendo entrato in contatto con questo gruppo di sapienti, lui capisce che ogni lettera in ebraico corrisponde a un numero, ogni numero corrisponde a un simbolo, e si apre un mondo veramente nuovo, straordinario, di una comprensione che quando uno entra dentro in questi argomenti capisce il perché Pico della Mirandola desiderava rileggere tutte le sacre scritture con una nuova lettura. Va a Roma, chiama con un colloquio pubblico tutte le autorità vuole discutere le sue 900 conclusiones. Se non fugge veloce da Roma, è costretto veramente a fuggire. Sarà Lorenzo il Magnifico che lo libererà addirittura dalla prigionia, perché venne addirittura incarcerato in Francia. E quindi, però, nel 1492 lui fonda la Kabbalah cristiana. Morto Lorenzo il Magnifico, dopo qualche anno anche lui morirà in cause precisate. Abbiamo parlato di Ermete Trismegisto, non possiamo non parlare dell'uomo di Siena. Penso che molti di voi lo sapranno, ma il Duomo di Siena ha all'interno un personaggio che è proprio Ermete Trismegisto. Questa è la planimetria del pavimento del Duomo e guardate, qui è il portone centrale, poi ce ne sono una a sinistra e una a destra. Questo è il portone centrale. Si apriva il portone centrale e la prima formella sulla quale si metteva il piede, si mette ancora il piede, è Ermete Trismegisto. E poi qui comincia tutto un cammino per sapienziale che arriva poi all'altare maggiore e sarebbe interessante dare una lettura alchemica di questo pavimento, ma la cosa la vedo molto molto difficile e complicata. Però si può fare. Ecco la formella, questa è la formella che è stata impressa e non è una piccola formella, è una grandissima formella, come dire, si entra nel Tempio di Cristo, ma il primo piede lo mettiamo su Ermete Trismegisto e qui questa scritta ci dice Ermete Mercurio Trismegisto contemporaneo di Mosè, è questa scritta che ci dà l'autenticità e si presuppone che sia veramente l'autenticità che lui sia vissuto all'epoca di Mosè. Guardate cosa dice, seminai loro i ragionamenti della sapienza ed essi furono nutriti con acqua d'ambrosia. Vedete queste due piccoli brani, due frasi che ho tratto dal Corpus Hermeticum, entrambi ci portano a dire quanto è importante la recettività di chi ascolta. Dall'alto qualcuno ci vuole aiutare, sta a noi a farci ricettivi. E qui un momento importante, è proprio il passaggio della sapienza dall'Oriente all'Occidente. In questo libro, in questo manoscritto che lui sta donando a due sapienti, c'è scritto «Suscipite olitteras et leges Egypti, accogliete l'opera letteraria e le leggi di un egizio». Questo ci dice come
sia importante da questo momento questo passaggio. La sapienza arriva dall'Oriente all'Occidente e i medici l'avevano capito molto bene, perché guardate che cosa commissionò Cosimo il Vecchio a Benozzo Gozzoli, l'affresco della cappella Medicea di Palazzo Medici Riccardi, e questa è la cavalcata dei magi. Vedete come ritorna la cavalcata dei grandi sapienti. Qui c'è un Gemisto Pletone, che è un grande filosofo orientale, poi c'è Cosimo il Vecchio, eccolo qui, che si fa ritrarre su un ciuchino, su un asinello, non si fa ritrarre sul cavallo bianco come il figlio Piero, per dire che lui non tanto per un discorso, credo, di umiltà o di, ma proprio per far capire che si parte dalle cose semplici per arrivare a delle cose più grandiose. Anche questa raffigurazione, guardate, ora questa è proprio la penultima immagine che vi proietto, è piena di simbolismi, c'è un castello, c'è una via tortuosa, ci sono però avanti a tutti c'è il principe, c'è Lorenzo il Magnifico giovinetto che conduce questa cavalcata verso una nuova vita, verso una nuova sapienza. E qui mi è piaciuto terminare così, con questi angeli della cappella dei magi che dall'alto soprassiedono a questo percorso sapienziale. Ho finito, grazie. Abbiamo parlato tanto del Corpus Hermeticum, questo è un libretto che è anche di recente pubblicazione, sa, del Ramutea, che potete trovare in libreria, 2013, il Corpus Hermeticum. Qui c'è la traduzione in italiano e il testo greco a fronte. Alcuni brani sono anche in latino. Quindi io ora prendo due brani, va bene, ve li leggo e cerchiamo poi di commentarli, come faremo, come avete visto che vi ha ben detto il principe Ottaviano, che si faranno questi incontri sul Corpus Hermeticum e io cercherò di darvi delle spiegazioni. Partiamo dal settimo libro. Partiamo da qui. Dove correte, uomini, ubriachi per aver tracannato pure il vino dell'ignoranza, sì che nemmeno potete sopportarlo e già lo state vomitando? Tornate sobri, smettetela, alzate lo sguardo con gli occhi del cuore e se non tutti voi potete, lo facciano almeno quelli che possono, giacché il male dell'ignoranza sommerge tutta la terra e rovina l'anima imprigionata nel corpo senza lasciarla approdare al porto della salvezza. Questo è il primo verso del settimo libro. Cosa si potrebbe dire? Cosa avrà voluto dire Ermete Trismegisto 2000 anni fa e più, l'epoca di Mosè, quindi siamo 3000 anni fa, con questo vino dell'ignoranza, il male dell'ignoranza, per approdare al porto della salvezza? Voi avete visto che quando abbiamo fondato l'Accademia Internazionale Medicea abbiamo messo il nostro emblema dell'associazione arcosopica, in particolar modo di questa sezione che è la seconda sezione di Firenze, che ha un significato veramente da decifrare, però ci fa capire come questo porto della salvezza è un cammino sulle acque
che si deve compiere, cioè non è che per grazia uno si salva, uno si salva se cammina sulle acque per approdare a questo porto della salvezza. Andiamo avanti, cioè, perché qui poi quando si parla di vino possiamo dire tantissime cose e le diremo quando poi ci incontreremo a fare questi studi qui. Non lasciatevi dunque trascinare dalla forte corrente, ma sfruttando il riflusso, voi che potete approdare al porto della salvezza, gettatevi l'ancora, cercate una guida che vi conduca alle porte della conoscenza, dove si trova la luce splendente, pura da ogni tenebra, dove nessuno è ubriaco, ma tutti restano sobri, levando lo sguardo con il cuore a colui che vuole essere contemplato. Quindi questo cuore, l'occhio del cuore, perché c'è tutto un simbolismo, ma questo simbolismo, se rimane tale, ce ne facciamo poco di un simbolo, se non riusciamo a capirne il significato. Allora, fra i nostri 52 testi che si chiamano Quaderni di Tommaso Calamidesi, ce n'è uno che si chiama L'ascesi mistica e la meditazione sul cuore. In questo testo sono riportati degli esercizi che ognuno di noi deve fare, se lo vuol fare, per fare questo cammino. Cioè non si parla più di simboli, perché uno dice, vabbè, è un simbolo bellino, sì, mi piace, ma cosa me ne faccio poi in pratica? Cosa dovrei farne di un simbolo? Il simbolo serve all'osservatore per interiorizzarlo, capirlo con l'intelletto, poi leggeremo un altro pezzettino, per poter combattere questo male dell'ignoranza che sommerge tutta la terra. Perché altrimenti rimane una filosofia e con la filosofia si va poco in là. Cioè, se non è pratica, se io non so cosa fare e come farlo, non mi lascia niente. Passa e come tutte le altre cose non mi dice nulla. E poi prosegue. Egli infatti non è udibile, parla di colui che...